Mondo. Amici di Fashion One, eccoci qui, che gran bel piacere questa sera, perché ci troviamo in un posto meraviglioso. Siamo a Rosmit a Soleto e questa sera siamo qui perché sono con due comici. Questa sera si ride, il grande Piero Ciacchi, campione della comicità, insomma, del Sud Italia. Come stai? Bene, bene Marco, grazie, un saluto a tutti gli amici di Fashion One. Che bello rivederti, eh? È bello. Come stai? Da parte mia, bene, vedo che tu ti mantieni sempre giovane. Alla grande. Beh, sono giovane. Gli anni passano, è vero. Vabbè, invece tu sempre più in forma, che qual è il segreto di questa forma fantastica? Il fatto che non sto mai con mia moglie. Ah, che salutiamo. La signora? Saluto anch'io mia moglie, ciao amore. Questa sera è venuta qui al Rosmit. Allora vieni a vederti. No, non è venuta per me, è venuta per Sergio. Ah, Sergio Sgrilli. Complimento, perché erano 12 anni che non si vedevano. Ha detto: Sergio, ti mantieni sempre uguale. Invece a me me ne dice. Senti, a proposito di comicità, no? Poi attacchiamo anche con Sergio. Mi era venuta adesso una bella battuta che mi sono ricordato, ho fatto qualche tempo fa. Ma sai qual è il colmo per un pelato? Sai qual è? Fare il sugo con i pelati. Boh. No, trovare un capello nel sugo. Benvenuto a Sergio Sgrilli. Ciao. Come stai? Molto bene. Benvenuto in Salento, prima volta, no? No. Con Piero abbiamo fatto altre cose, è sempre un piacere tornare qui in questo pezzo meraviglioso d'Italia. Certo, questa sera tra poco, insomma, comincerà il tuo spettacolo, no? C'è già tanta gente che ti attende, tante richieste, perché insomma un volto noto come te, un comico insomma di Zelig che ha fatto tante belle cose, è sempre un piacere vederlo e sentirlo. Tu l'avverti questa emozione delle persone? È un pochino d'ansia da prestazione, sì, nel senso che facce ride, per un comico è sempre difficile, nel senso che comunque il comico spesso ha tantissimi colori, chi suona, chi recita, chi scrive, chi è anche autore. In realtà il comico si chiede di far ridere e quindi è un mix, nel senso, per il nostro ego, salendo sul palco, vi faccio vedere quanto sono bravo. Sì, ma faccia ridere. Sì, aspetta un attimo, ora ti faccio, è vero. Ho studiato dizione, la voce. E quindi è un pochino d'ansia, c'è sempre. Come si comincia a fare il comico? Per due motivi. O per esigenza o per decisione. Uno può smettere di sognare, di tentare, di provare e iniziare a provare. Questa è la decisione. Oppure un bisogno innaturale, non naturale ma proprio innaturale, di salire su quel palco e iniziare a far ridere, che è una roba diversissima dall'essere simpatico nella vita. Come vedete, io sono un malinconico, sono una persona normalissima giù dal palco, sono anche un po' noioso, palloso, barboso. Quando salgo su c'è quello scattino. Lui invece è un matto. È così nella vita. Lui fa ridere proprio sé, lui fa ridere 24 ore il giorno, mi diceva sua moglie, proprio in tutti i momenti. Ma infatti, io per esempio, mia moglie dice sempre: Piero, tu non sei molto bravo a fare ridere, tu sei nato per fare sesso, dedicati al sesso, è lì che fai ridere. Mia moglie mi dice: Sgrilli, vestito sei anche un bell'uomo, nudo sei inchiavabile. Metodologia differenziata che non poteva non condurci ad un lavoro comparatistico che ci ha condotto in questi anni ad esplorare più complessi incroci generazionali, concorrendo ad attuare una svolta decisiva negli studi della società. Ci ha già detto, signora. Mio padre voleva che io facessi il professionista e precisamente il ginecologo, però mi dissi: papà, no, non mi piace con baffa Dio, Don Calauri si diverti, non dico. Sergio, invece, qual è un segreto da svelare, insomma, o un consiglio da dare a chi magari si avvicina a questo mondo? Chi vuole magari diventare un giorno il comico? C'è un segreto? C'è qualche consiglio? No, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Siamo in una epoca in cui tutti i solchi sono stati tracciati e quindi spesso si tenta di o stare dentro un solco oppure cerebralmente uscire da certi solchi. Ecco, tutta questa parte
abbandonatela e seguite, ripeto, l'istinto o il coraggio di iniziare a provare, anche perché l'esperienza alla fine è quella che è la miglior scuola. Ci sono anche delle scuole, ma come si fa a insegnare a far ridere? Prendi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra i ragazzi come te. Ecco, volevo chiedervi, ma quando coniate una battuta, giusto, a cosa pensate di più? Qual è la vostra fonte di ispirazione? La politica, ad esempio, c'è tra le ispirazioni? Penso alla maggior parte dei comici. Allora, la mia musa ispiratrice è la banca, il mutuo, tendenzialmente è quello. E quindi per altri 17 anni io dovrò fare ridere il comico. E al tempo avrò 67 anni e da ridere cosa ci sarà non lo so, però questo mi ispiro: la banca, il mutuo, anche la macchina, il leasing, insomma, il posto barca, bisogna trovare le battute, una vitaccia. Va bene ragazzi, allora una battuta ce la puoi fare al volo, così magari che ti esce spontanea. Sì, no. Se non c'è un palco, non c'è qualcosa, non ce la fai. Più forte di me. Ciacchi, vai, fammi una battuta tu. L'ha fatta. Poi un'altra? Una battuta al volo? La programmazione artistica Aerosmith, ho saputo, cioè inviti un sacco di amici a venire, insomma, a far ridere le persone che frequentano questo locale, giusto? Questo locale sta andando alla grande per quanto riguarda il settore comicità. Puoi scrivere carne o pesce? Né carne né pesce, sta andando alla grande. Abbiamo fatto tantissimi artisti, siamo riusciti a portare anche da bere vino rosso. E ultimo senatore dello Zelig, Sergio Sgrilli. Speriamo. Sgrilli con la S. Al sangue. Lo faremo questa sera al sangue. Chi è rimasto a casa e non è venuto a Aerosmith si pentirà. Seguite gli appuntamenti appunto sulla pagina anche Aerosmith, seguite anche Ciacchi che vi informa appunto sui prossimi ospiti. Invece, prossimi eventi. Chi è rimasto a casa e è venuto, ha vinto. Invece prossime cose in televisione, ci sarà qualcosa di bello? Ci aspetta qualcosa di forte? Allora, devo dire la verità, io non amo la televisione, ma mi sono un pochino staccato per due motivi. Primo, perché sinceramente attualmente non vedo un vero programma interessante, a parte il tuo che è bellissimo. E poi perché amo il contatto col... Ma vedi che tipo Ciacchi, ma vedi che tipo Ciacchi. Cioè, peggio di Paolini. Stiamo facendo la pubblicità della Cirio, io e Sergio Sgrilli, i pelati. Va bene. Io ho studiato teatro. Va veramente, ragazzi. Questo è Fashion One. Amici di Fashion One, questa sera stiamo godendo di una grande serata qui al Aerosmith e ci parla di questo bellissimo locale con questa scritta meravigliosa Aerosmith, appunto il direttore di sala Giuseppe. Ciao, come stai? Bene, tutto bene. Tu? A posto? Molto bene. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti per il locale perché è bellissimo, insomma ti fa sentire a casa, un locale veramente molto interessante, e devo dire insomma che questa sera c'è un sacco di gente che si diverte, che ride a crepapelle, perché c'è Sergio Sgrilli insieme a Ciacchi, no? Sì, Sergio Sgrilli è uno dei tanti comici che è venuto qui al Aerosmith e noi facciamo di tutto per far sì che le persone stanno bene. Fino adesso ne abbiamo fatti una decina e come vedi le persone si divertono. Il Aerosmith nasce proprio per far divertire le persone e quindi
cerchiamo di abbinare il divertimento all'ottima cucina che facciamo noi. Noi qui facciamo antipasti, canna alla brace e pizza, e cerchiamo di dare il massimo, voglio dire, ogni volta. Facciamo tutta la carne fatta alla brace, sia arrosti misti classici, per anche fiorentine, sia di scottona, fiorentine di chianina, costate. Diciamo che ognuno ha la possibilità di assaggiare varie cose. Se ama la carne può venire a trovarci tranquillamente. Perfetto, vedo anche che ci sono dei tuoi collaboratori che ti guardano, li vogliamo chiamare? Sì, vieni un attimo, venite qui, venite un attimo. C'è proprio lo chef che è colui che prepara i piatti. Buonasera, come stai? Bene, tutto. Senti, innanzitutto cosa hai preparato di buono questa sera per cui la gente è rimasta estasiata? Allora, la serata prevedeva l'arrosto misto classico con salsiccia, capocollo, tacchino e pancetta. Ci sono stati anche dei fuori menù con gli antipasti, taglieri di salumi e formaggi nostrani di qualità nazionale, la parmigiana, cose casarecce, qualche cosa più gourmet tipo tortini di patate, tortini di spinaci, patate arrosti. Ci divertiamo, insomma. Bene, allora, insomma, è importante che la gente rimanga no, contenta. Cerchiamo di abbinare qui a Rosmit, diciamo, la tradizione e ogni tanto un po' di innovazione. Sai, io sono salernitano, ogni tanto qualche mozzarella di bufala, ogni tanto una pizza fritta, qualcosa di diverso, giusto per diversificarci dagli altri locali, se no saremmo uguali, no? Allora ognuno di noi ci mette del proprio per far sì che le persone abbiano una motivazione diversa per venirci a trovare. Oltre alla nostra bravura e la bellezza del locale, ci vuole anche dell'altro, no? Perfetto, chiamiamo anche il tuo collega, ecco, guarda. Che ti accompagna da sempre. Ecco. Danilo, piacere, Danilo. Ciao Danilo, allora come l'hai vissuta questa serata? Va benissimo, come tutte le altre che abbiamo fatto fino adesso, dall'ultimo un anno e mezzo a questa parte. Beh, cabaret unire con la buona cucina, bene, bene. Una bella squadra praticamente Rosmit. Tu c'hai il tatuaggio addirittura. Rosmit, il tatuaggio sarebbe che ho preso qualche chilo, diciamo. Però è stata una squadra, sì. Allora. È stato proprio, ormai non si parla neanche di una squadra, è una famiglia. Io, Francesco, Giuseppe, proprio è una vera famiglia. Anche dopo il lavoro stiamo insieme, siamo contenti di quello che abbiamo creato, proprio davvero. Beh, amici di Fashion One, siamo quasi arrivati in conclusione di questo bellissimo servizio. Devo dire che il Rosmit veramente regala un sacco di emozioni e sicuramente ne regalerà ancora, perché gli appuntamenti ce ne saranno tantissimi altri. Ad esempio, in programma c'è qualcosa? Sì, forse a marzo prepareremo qualcosa, non sappiamo. Quindi forse a marzo c'è qualcosa. Cabaret? Sì, abbiamo in serbo una sorpresa. Quindi seguiteci sulla nostra pagina Facebook e potete apprendere lì tutte le notizie, perché noi pubblichiamo sempre gli eventi futuri e quindi a breve ci potrebbe essere qualcosa. Perfetto, allora seguite la pagina Facebook appunto Rosmit, e se capitate in zona a Soleto, ma soprattutto se magari volete mangiare anche l'ottima carne o passare una gradevole serata, il Rosmit appunto vi aspetta a Soleto.